istituita ai sensi delle disposizioni contenute nello statuto della nostra regione, almeno nella formulazione vigente. Ringrazio lei e i capigruppo per aver prontamente calendarizzato questo provvedimento e sottolineo che la larga adesione riferibile a tutti i gruppi consigliari di maggioranza e di minoranza, decisione del gruppo del Movimento 5 Stelle, porta a ritenere che la finalità propria di questa iniziativa è stata colta di fronte a un problema che presenta carattere di rilevanza e complessità che sono noti a tutti. Promossa da Giovanni Legnini e dai consiglieri dei gruppi di centrosinistra, è stata condivisa super partes dal restante Consiglio regionale d'Abruzzo l'istituzione della commissione d'inchiesta sul sito di Bussi, la discarica dei veleni più grande d'Europa. A 12 anni dalla scoperta del sito, la commissione indagherà sui motivi dello stallo della bonifica, nonostante i fondi siano stanziati. Altri temi trattati dalla Commissione saranno la tutela della salute dei cittadini e la reindustrializzazione del sito. È un'iniziativa che parte dalla sensibilità del Presidente Giovanni Legnini e che l'intero Consiglio, io per primo, ho sottoscritto e istituiremo una commissione d'inchiesta che non ha solo, a mio avviso, il compito di ricostruire se ce ne sono ancora lati oscuri della vicenda ormai nota in tutto il mondo, della più grande discarica d'Europa, ma anche la possibilità di essere da pungolo per quelle fasi di bonifica appunto della discarica e conseguente reindustrializzazione che sono la vera priorità di tutta la partita che ruota intorno a Bussi. Registro che quando proviene una buona proposta dall'opposizione c'è un centrodestra disponibile a valutare. Stiamo parlando della discarica più grande d'Europa, limitrofa non solo al nostro fiume ma anche al giacimento acquifero più importante della provincia di Pescara e non solo, non c'è niente da fare, insomma ci sono i tribunali che dovranno accertare le responsabilità e speriamo lo facciano e anche con durezza e ci sono le istituzioni pubbliche che non devono sostanzialmente perdere tempo nelle fasi di bonifica. Noi abbiamo un appalto assegnato per 45 milioni di euro, se il Ministero dà impulso, il Ministero dell'Ambiente dà impulso a queste procedure, probabilmente vedremo anche iniziare i lavori e conseguente l'industrializzazione del sito.